Napolitano a Budapest per incontro capi di Stato. Artemide si espande in Ungheria. Unilever amplia divisione surgelati. Bentrovati al TG Economia di ITL Group. Giorgio Napolitano ha fatto parte a Budapest del vertice dei capi di Stato dei nove paesi del gruppo Ariolos Uniti per l'Europa. Una o due giorni, quella che si è svolta fra l'8 e il 9 aprile 2011, di incontri informali fra i presidenti che hanno dialogato sui temi di maggiore attualità, dall'immigrazione clandestina alle strategie europee in vista del 2020, passando per stabilità economica e per la strategia Danubio. Su economia.hu potete vedere il video che abbiamo realizzato nel corso dell'incontro. Lo scorso fine settimana a Budapest si è tenuta anche la manifestazione sindacale europea, organizzata dalle principali organizzazioni magiare del settore e dalle delegazioni straniere a Budapest per l'occasione. La manifestazione si è svolta in concomitanza con l'Ecofin informale, riunito a Gödöllő, sede degli incontri della presidenza ungherese dell'Unione Europea. Secondo le prime informazioni, circa 50.000 persone hanno partecipato alla dimostrazione sindacale europea che si è svolta il 10 aprile 2011 a Budapest. Una manifestazione per dire no ai pacchetti e ai provvedimenti di austerità che i governi di vari paesi europei hanno elaborato per fronteggiare la crisi economica. Passiamo ai dati economici. A causa del maltempo che ha colpito l'Ungheria nel 2010, gli ortofrutticoltori ungheresi hanno raccolto poco meno di 2 milioni di tonnellate di prodotti nel corso dello scorso anno, al di sotto della media di 2,5-2,6 milioni di tonnellate. Lo riporta l'organizzazione di settore magiara Fruitweb. L'obiettivo dell'associazione è aumentare la produzione di frutta e di verdura ungherese fino a registrare un aumento dalle 800.000 tonnellate fino ad 1 milione di tonnellate nel futuro prossimo. L'aumento potrebbe creare decine di migliaia di posti di lavoro, secondo il vertice della Fruitweb. I produttori di farmaci sarebbero pronti a pagare la crisis tax a loro destinata a patto che gli introiti siano canalizzati a beneficio della sanità sotto forma di aumenti salariali a dottori ed infermiere. Questo emerge dalle dichiarazioni fatte all'agenzia di stampa nazionale MTI dell'Associazione Ungherese dei Produttori del Settore Farmaceutico in risposta alla proposta del governo di aumentare la tassa sui medicinali convenzionati. Passiamo alle aziende. La società di arredamento e di design italiana A&A, di proprietà del gruppo milanese Artemide, ha deciso di avviare un'espansione da quasi 600 milioni di fiorini nella sua base ungherese nel parco industriale di Pax, in Ungheria centrale. L'azienda di lampade si è aggiudicata una garanzia europea da 236 milioni di euro a supporto dell'investimento, con il quale raddoppierà la capacità dell'impianto costruendo un totale di 900 metri quadri di sale di produzione. Secondo quanto confermato dall'unità ungherese di Artemide, con l'aumento degli spazi sarà ampliata la gamma di modelli prodotte in Ungheria. Entro il 2016 prevista inoltre la graduale assunzione di circa 50 persone. Le lampade prodotte in Ungheria nello stabilimento di Pax sono destinate all'esportazione. La joint venture ungaro-cinese Orient Solar sta per costruire un impianto di celle solari e di assemblaggio di pannelli in Ungheria orientale. Per la nuova fabbrica saranno assunti 300 lavoratori. Il lancio della produzione è fissato per la fine del prossimo novembre. Secondo quanto comunicato dalla società all'agenzia di stampa MTI, la produzione all'impianto sarà gradualmente implementata nel corso dei primi 2 anni di attività fino ad assumere altre 700 persone entro il 2013, se la domanda del mercato sarà conforme alle aspettative della Orient Solar. La Orient Solar intende vendere i suoi prodotti in Ungheria, Serbia, Romania, Bulgaria e Croazia. Unilever Multifrozen, divisione surgelati della multinazionale produttrice dei gelati Algida, ha inaugurato in Ungheria un magazzino refrigerato da 100 milioni di fiorini, oltre 378.000 euro, presso il suo impianto di gelati di Veszprém, nell'ordovest del paese. Unilever Multifrozen, parte di Algida, divide il mercato ungherese
con altri 6 venditori all'ingrosso dei gelati Algida, lavorando come partner di varie catene nella parte occidentale dell'Ungheria. La fabbrica di Veszprém produce circa il 75% dei gelati a marchio Algida prodotti in Ungheria, di cui il 92% esportati in Ungheria occidentale. Nel 2009, presso l'impianto Magiaro, è stato avviato un investimento da circa 2,7 miliardi di fiorini. Chiudiamo parlando di fiumi. I ministri dell'ambiente di Austria, Croazia, Ungheria, Serbia e Slovenia, paesi bagnati dal Danubio e dai suoi affluenti Mura e Drava, hanno firmato un patto per promuovere una politica integrata e fondare la nuova biosfera dell'UNESCO, un megaparco di cui si parla almeno dal 2009, quando Croazia e Ungheria firmarono un accordo per tutelare la biodiversità dei 3 corsi d'acqua. Ribattezzato l'Amazzonia d'Europa, il territorio bagnato dai 3 fiumi diventerà la più grande area protetta del continente europeo. La dichiarazione è stata firmata il 27 marzo durante l'incontro dei ministri dell'ambiente e della cultura organizzato dalla presidenza ungherese dell'Unione Europea. Per il momento è tutto, vi ricordo ancora il nostro speciale sulla visita del presidente Napolitano a Budapest. Vi auguro una buona settimana dalla redazione di Economia.hu e da ETL Group. Arrivederci!